sono sereno, riusciremo a fare chiarezza anche su questa vicenda. Poche parole, così il sindaco di Pagani, Salvatore Bottone, si esprime dopo la perquisizione che ha subito sia nella sua abitazione che al comune di Pagani, perché è coinvolto nell'inchiesta Mastrolindo sulle false assunzioni e quindi sulle truffe ai danni dell'INPS. Quindi un Bottone che si mostra sereno, che continua a lavorare sia al comune sia all'INPS nella qualità di funzionario dell'Istituto di Previdenza. E tra i temi che sta affrontando proprio in queste ore c'è quello relativo alla nascita della nuova società, che dovrebbe essere operativa dal 1° marzo. Sindaco, questi sono sicuramente dei giorni anche particolari per lei, per quello che ha vissuto, insomma, una perquisizione, risulterebbe coinvolto almeno nelle indagini di questa vicenda di Mastrolindo. Che stato d'animo ha? Sereno, tranquillo, chiariremo prima possibile. Si va avanti quindi sull'attività amministrativa con tranquillità, qualcuno addirittura prefigurava l'arrivo di commissari, ispettori ministeriali. Ma non credo per niente che ci siano questo tipo di condizioni, quindi siamo tranquilli e sereni, aspettiamo. Continuiamo a lavorare sia in ufficio che qui al comune, andiamo avanti per quello che è l'impegno che ci siamo assunti. Qui al comune c'è sicuramente molto da fare, soprattutto in questi giorni, per portare a termine l'iter per la nascita di questa nuova società. Le visite mediche sono state fatte e bisogna portare a coronamento quelle che sono le assunzioni di questi ex lavoratori. Facciamo il punto, cosa avviene nelle prossime ore? Ma già stamattina si sta lavorando a riguardo. Mercoledì ho convocato la curatela e i sindacati e ci sarà il passaggio, la mobilità, ecco, di chi ha i requisiti presso la nuova struttura, dove il piano industriale ha previsto appunto un certo numero di lavoratori. Qualche lavoratore potrebbe cambiare mansione, perché solo due gli amministrativi che servono in base al nuovo piano industriale, prima erano cinque, per gli altri quindi diverse mansioni oppure restano a casa? Se rientrano nelle mansioni diverse, se diciamo condividono, ecco, questo percorso, allora questi lavoratori faranno parte di questa nuova società. Rispetto al passato, diciamo, questa non è la fotocopia vera della multiservice, perché dei servizi che prima svolgeva quella società adesso non saranno svolti, oppure saranno svolti in modo diverso, a partire dai parcheggi, perché ora c'è solo il controllo delle auto in sosta e dei grattini che bisogna inserire, e poi le lampade votive, solo la manutenzione, ma non si stipulano i contratti. Perché queste scelte? Perché la legge lo prevede e noi facciamo una società per servizi strumentali, quindi l'operatività, e noi alla società questo abbiamo chiesto, l'operatività, la gestione dei tributi, la gestione dei contratti e tutte quelle che riguardano le riscossioni anche per i parcheggi restano in capo al comune. Il comune che riuscirà a svolgere anche questo tipo di mansioni? E ci stiamo attrezzando per affinché si possa fare tutto ciò. Quindi ci sarà anche una riorganizzazione interna, magari anche al cimitero, con la figura di un nuovo direttore? C'è in programma anche questo tipo di intervento al cimitero, come c'è una riorganizzazione da un punto di vista di uffici dell'ente, con settori, con nuovi settori, con unità operative diverse, quindi ci sarà un snellimento delle procedure, me lo auguro, e che i dipendenti possano essere partecipativi a questa nuova organizzazione.